Era sostituita Ludovica, l'avvocato Spano. Sì, no, è lei? Sì. Va bene. Allora, cerchiamo di fare le cose una volta sola. Avvocato Spanu e Garau, non ci sono altri in videocollegamento, va bene? Ok, gli mandiamo il link. Hai i cellulari a portata di mano? A te ti chiamo... No, ti chiamo normalmente. Ce l'hai il numero dell'avvocato Spanu? Gentilmente la può pregare di collegarsi subito. Pasquale, il monitor serve a loro. Sì. Perfetto. Che bello il finale, sono la scontata? No, non l'ho stata, ce l'ho in re, ce l'ho in forma non cartacea. Che devo vedere? La scontata? Beh, allora dobbiamo accendere il computer. Accendi il computer, è già acceso in realtà. Devo semplicemente, è già acceso, ho visto che le colleghe l'hanno acceso. No, non è stata mia, in realtà. Sì, dicevo intendo per portarla, per stamparla. Come la stampi da qui? Se no sai che faccio? Mi mando una email a me stessa. E lì te leggo, poi la mail. Sì, lo leggo. Sbrigati allora, dai. Ah sì? Sì. No, ma certo. Allora se è così, ho la mia del pendrive. Grazie. Okay. Vieni a copiarla sulla pendrive da qui. È già copiata. Qui? Nella pendrive c'è. Mettila nel computer, mettila nel computer. E la stampi, certo. Come? In attesa Spanu. Ah, già ammessa. Perfetto. Buongiorno avvocato Spanu. Buongiorno. 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 C'è anche una nota a Palmas, perché io, signor Presidente, alle 4... Sì, lo sappiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora diamo atto che è presente anche l'avvocato Spanu, poi daremo atto della sostituzione con l'avvocato Palmas. L'avvocato Spanu in videocollegamento su piattaforma Teams, dovrebbe intervenire anche il perito che ha seguito tutto il procedimento, ma ancora non lo vedo. Se hai il telefonino a portata di mano, avvertilo. Quello di Garau forse ce l'ha. Allora, per le parti, stiamo stampando l'ordinanza con la quale abbiamo sciolto la riserva per le consulenze tecniche di cui ci accennava l'avvocato Trogu l'altra volta, poi daremo ovviamente la parola al procuratore generale e agli avvocati delle parti civili e poi ovviamente all'avvocato Trogu per le conclusioni. È possibile fare un ragionevole pronostico in questo momento della durata degli interventi oppure no? Così ci organizziamo, con la premessa che oggi definiamo il procedimento, naturalmente, quindi non importa a che ora, ma dovremo scrivere il dispositivo, questo è naturale, quindi se sia possibile fare un ragionevole pronostico ci sarà molto utile per l'organizzazione del prosieguo. Procuratore generale, che ci dice? È difficile fare tutti col tempo, certo. Ho detto un tempo. Benissimo, benissimo, grazie. Assolutamente ragionevole. Avvocato Del Rio? Grazie, va benissimo. Avvocato Trogu ci può dire qualcosa? Perfetto, perfetto, è quello che ci aspettavamo. Per l'avvocato Spanu, che forse interverrà dopo perché avrà un problema alle 4, dovremo aspettare
certo prima dell'avvocato Trovo. Per economia potrebbe essere, se io non faccio in tempo a discutere la colera, comunque noi cercheremo di contenere nel quarto d'ora. Molto anche va bene, va bene, va bene, grazie, va bene. Allora, uno, due, tre, quattro, va benissimo, d'accordo. Che ci voleva dire l'avvocato Trovo? Visto che deve sciogliere la riserva sulle altre istanze istruttorie, io volevo denunciare che avrei chiesto prima della chiusura dell'istruttoria la posizione di... Se mi parla del procedimento deve aspettare un attimo perché il collegio non è completo. Appena rientra la collega ce lo fa presente. Io stavo solo portando avanti qualche piccolo aspetto di organizzazione. Aspettiamo un attimo che ritorna. No, ancora no. Sei riuscito a contattarlo per telefono? Grave? Sì, mi ha detto 30 secondi e mi collego. Ah, ok. Parla di Garau? Sì. Bene. Che ci stava dicendo, avvocato? Prego. Buongiorno Garau. Però non la vediamo, eh? Non mi vede? Sì, adesso sì, va bene. Che ci diceva? Signor Presidente, io tempo fa, all'inizio di novembre 2023, avevo chiesto una richiesta di documentazione in sede di indagini difensive alla Questura di Cagliari di poter accedere al fascicolo degli atti compiuti dalla criminalizzazione della squadra mobile nel 1991. Quella richiesta subì un iter un po' travagliato perché mi si chiedeva di acquisire un nulla da parte del pubblico ministero, nel mentre l'istruttoria quando andava avanti, quei documenti non mi servivano più fondamentalmente quando aveva avuto tempo di ottenerli. Se non che dopo il confronto tra l'ispettore Uda e il signor Luigi Pinna, avendo l'ispettore Uda depositato quel identikit, no, guardi qua per favore, no, no, perché devo muovermi e cade tutto. Avendo prodotto l'ispettore Uda quell'identikit, mi è tornato il sospetto che effettivamente nella Questura di Cagliari si potesse conservare qualcosa che al pubblico ministero non era mai arrivato nel 1991. Quindi ho rinnovato la richiesta. Per farla breve, è successo che il procuratore della Repubblica di Cagliari ha acquisito lui, con un decreto di sequestro, quel fascicolo. Lo ha depositato presso la procura e me lo ha messo a disposizione. E nel visionarlo mi sono reso conto che effettivamente agli atti di questo procedimento mancano diversi documenti che erano contenuti in quel fascicolo e anche della documentazione piuttosto rilevante di atti di indagine. Per farla molto breve, abbiamo un verbale di audizione di Pinna Luigi in ospedale del 9 gennaio. Quindi lo stesso giorno in cui Pinna Luigi venne sentito dal maresciallo Calabrese, venne sentito anche da un funzionario della squadra mobile. E il contenuto delle sue dichiarazioni è sostanzialmente analogo a quello, al contenuto della relazione del maresciallo Calabrese, con qualche dettaglio in più, ma nulla di particolarmente diverso. Vi sono poi degli appunti fatti da diversi ispettori della squadra mobile della Criminal Pol, tra questi anche il sovrintendente Uda,
che danno conto di dove si stessero indirizzando originariamente le indagini prima di prendere la piega che conosciamo verso i pastori di Masone Scusa. Ora, io ritengo che questi documenti, questa documentazione, ferma restando la loro non utilizzabilità per quanto attiene ai contenuti, possano essere acquisiti e debbano essere acquisiti per ricostruire in maniera precisa l'iter che questo procedimento, che quel procedimento seguì all'epoca, e ci consentono di chiudere il cerchio su tante perplessità che sono sorte nel corso di questo dibattimento. Dirò che alcune di questi documenti, per dire, confermano diverse risposte che il sovrintendente Iuda diede alla Corte, e a mio modo di vedere ci consentono di leggerle anche in una determinata prospettiva. Io chiederei l'acquisizione di questi documenti, ripeto, ferma l'utilizzabilità limitata al profilo cronologico del compimento degli atti in essi documentati, perché ritengo di poterne fare un uso abbastanza rilevante in sede di discussione, perlomeno per inquadrare la vicenda processuale nel suo complesso. Il procuratore generale ha visto che sono stati ieri, che sono stati messi a disposizione dall'avvocato Trogu e dal procuratore aggiunto di Cagliari, che sono pervenuti ieri in posta elettronica. Io non è che attribuisca grande valore a questi atti, non sono atti di indagine, sono appunti ad uso interno. Ci sono anche delle audizioni, per esempio, della vedova di Gesuina, addirittura si racconta della registrazione di questi colloqui. Non c'è comunque nessuna opposizione, vuol dire che se lo scopo è quello di dimostrare quali fossero le emergenze di quel momento investigative, nulla da rilevare. Personalmente, ecco, l'unico atto di un qualche significato lo ravviso in questa nota del 12 gennaio del 91, sì, diretta al dirigente della Criminal Poli, sottoscritta proprio da Mario Uda, dal sovrintendente Uda, dove appunto si dà conto di queste audizioni, addirittura con una registrazione su microcassetta, quindi l'ipotesi è anche tuttora disponibile, chi lo sa. Sono pochi gli aspetti che io ho rilevato significativi, li rappresento anche per una valutazione poi vostra ai fini dell'acquisizione o meno, se può servire. Da queste dichiarazioni della vedova la vedova che non è la seconda moglie. Si dà conto di un ricorrente conflitto tra Gesuino Fadda e Giuseppe Poi, figura che abbiamo a lungo incrociato nel corso del dibattimento e che abbiamo anche espulso nel corso del dibattimento. Era colui che aveva in qualche modo preso in carico addirittura le capre e le pecore di Gesuino poco dopo il l'eccidio. Ed è figura rilevante perché è stato condannato per il sequestro di persona di Muro. E quindi qui si dà conto di un risalente conflitto, anche abbastanza significativo, però asseritamente risolto prima dell'epoca di questi fatti. Però voglio dire, è un elemento di cui, e qui si tratta comunque di dichiarazioni acquisite in queste forme, ecco, attraverso una registrazione assai risalente. Un altro aspetto che può avere anche lui un suo significato, e questo maggiore di quello che ho appena detto, è quello di dichiarazioni che lo stesso Gesuino Fadda avrebbe reso nel corso di una chiacchierata con amici all'interno di un bar. Si tratta sempre di fonti confidenziali che ebbero a riferire a Uda del contenuto di queste dichiarazioni. Però ecco, al fine che rileva per l'avvocato, quello di dire in quel momento quali erano le conoscenze, qua appunto si dice che questa fonte sufficientemente attendibile aveva riferito che Gesuino Fadda, non molto tempo prima dell'eccidio,
all'interno di un bar, del quale viene anche in alternativa, sono due i bar che vengono indicati, aveva avuto una discussione con pochi amici e aveva riferito del coinvolgimento di voi nel sequestro Murgia. Questo ha un suo peso, perché nel tema del movente può avere un peso, perché voglio dire, qui c'è un Gesuino Fadda che pubblicamente in qualche modo, sia pur riservatamente a un gruppo di amici ristretto, fa dei riferimenti sul coinvolgimento di Bor, che in realtà verrà condannato moltissimi anni dopo, quindi può essere una fonte di disturbo, una fonte di pericolo, un Gesuino Fadda che va in giro dicendo queste cose. Però, ripeto, è una fonte fiduciaria che riferisce tutto questo. E quindi che avrebbe detto Gesuino in questo colloquio, sia del coinvolgimento di voi nel sequestro di Murgia Giovanni, sia avrebbe lamentato presunti movimenti, si legge, non si legge bene, non meglio precisati movimenti, no, c'è prima un'altra parola, fastidi. Presunti facili, non fastidi, manca qualcosa, e non meglio precisati movimenti verificantesi in corrispondenza del sequestro di cui è cenno, cioè del sequestro di persona di Giovanni Murgia, quindi sarebbe lui testimone di sospetti movimenti e in qualche modo punterebbe il dito con riguardo al sequestro di persona nei confronti di questo Boni, indicandolo come possibile autore di quelle condotte. Questo è l'elemento, la sua rilevanza, l'utilizzabilità pressoché nulla, però ecco, ai fini di dire quali erano le conoscenze di Uda, al pari di come abbiamo sentito la relazione del 9 febbraio del 91, credo che siano atti che possono comunque essere acquisiti, quindi non c'è opposizione da parte mia. Ritengo però che possono essere serenamente acquisiti, anche perché comunque a prescindere dai rilievi che ha fatto il procuratore generale o che farà il telecamera Ruttro, è anche vero che descrive però un'attività di indagine di Uda che viene, come dire, veramente riferita ai propri comandanti, alla procura, con estremo scrupolo. Quindi insomma, credo che da questo punto di vista sia interessante acquisire anche Avvocato Spano, va bene anche per lei? Sì, certo, signor Presidente, va bene anche per me. Grazie, va bene, no, mettiamola di consiglio, decido di scrivere.